Bentrovati, culturalmente ospita in questa puntata eh, dello speciale eh, e si onora per questo la scrittrice, la più grande e importante scrittrice eh, italiana e non solo, Dacia Maraini, che ringraziamo per, aver, eh, per essere qui presente con noi. Dacia Maraini eh, ha scritto eh, l'ultimo eh, lavoro, l'ultima opera letteraria intitolata Chiara di Assisi, Elogio della Disobbedienza. Perché ha deciso di eh, studiare questa personalità? Ah, sono stata tirata per mano, come racconto nel libro, da una ragazza di oggi, anoressica, che voleva capire di più qualcosa sulla sua vita, sul suo rapporto col mondo. e L'unico punto, punto fisso era questo nome che le è stato dato e a cui si sentiva come un destino. E Mi chiedeva qualcosa su Chiara, Santa Chiara. Ecco, da lì è cominciato un viaggio nel Medioevo, quindi in tempi molto lontani, che però mi hanno fatto capire tante cose. È stato un viaggio molto istruttivo. E poi fra l'altro mi sono incantata dietro questo personaggio di Chiara d'Assisi, che mh, dimostra un carattere, una forza, mh, una forza di volontà che è veramente rara. Ecco, e, e, un bellissimo personaggio. Come ha ottenuto questo risultato, questo connubio, utilizzando eh, la sua arma più, eh, più potente che è la parola, la scrittura, con invece eh, quello che caratterizzava Chiara d'Assisi, cioè la disobbedienza o comunque il voler infrangere delle regole medievali eh, tipiche del Medioevo, della Chiesa e quindi molto gerarchiche? E lei ha fatto questo miracolo, che effettivamente non era cosa da poco, di mantenere un rispetto formale verso la Chiesa, anche proprio sulla gerarchia della Chiesa, non si è mai opposta alla Chiesa, però contemporaneamente di eh, praticare nel suo, eh, nella sua vita quotidiana una forma di disobbedienza, perché la Chiesa era contraria a questa forma estrema di povertà e, e lei invece l'ha fatto fino alla fine della sua vita combattendo contro l'autorità ecclesiale proprio di praticare una povertà assoluta voleva dire non possedere nulla, vive, vivere di elemosina. C'è un lavoro molto importante che l'ha portata poi a rilevare una serie di eh, novità che anche lei non conosceva sulla personalità di, di Santa Chiara, lavori di archivistica soprattutto e di storia. Beh, ho trovato questo libro raro che pochi conoscono, eh, che, sta, che è stato pubblicato da una piccola casa editrice di Assisi. Che, che si chiama Porziuncola, la casa editrice, ed è un libro in cui ci sono le trascrizioni delle testimonianze delle monache eh, al processo di canonizzazione di Chiara ed è stato fatto tre mesi dopo la sua morte. Quindi sono donne che hanno vissuto con lei, che eh, raccontano la vita di tutti i giorni, che poi è quello che interessa... Una persona che scrive, no? Perché mh, una narratrice è interessata alla vita quotidiana, al lavoro proprio minuto, ai dettagli di quello che era la vita di convento, eh, nei, suoi, nei suoi minimi eh, particolari. Eh, e questo mi è servito molto, perché attraverso queste testimonianze io sono entrata in quel convento in quell'epoca. E ho capito molte cose proprio sulla vita di tutti i giorni, come si svolgeva questa vita, che cos'era il rapporto con la città, che cos'era il rapporto con il potere ecclesiale, che cos'era il rapporto eh, con, con la guerra, che allora c'era una guerra, eh, che cos'era il rapporto con la fame, con eh, il digiuno, con, eh, con la povertà, insomma si capiscono molte cose eh, molto affascinanti sicuramente molto affascinanti lo confermiamo almeno per chi l'ha letto poi c'è accanto alla figura di santa chiara quella di san francesco che tutti siamo portati ad associare appunto eh, quando eh, si parla di due santi peraltro protettori d'italia eh, che lavoro invece è stato fatto e come descrive il, la figura del santo accanto a santa chiara beh non si può prescindere l'uno dall'altro perché Uh, effettivamente hanno avuto una, una grande intesa, intesa spirituale um, che era come se anche da lontano loro capissero i pensieri l'uno dell'altro e, e in effetti appunto per questo io poi mi sono concentrata anche su Francesco per capire come nasce questa intesa e si capisce che tutte e due si innestano in una cultura che girava per l'Europa, non era una cosa che si inventavano loro, eh. era una cultura che chiedeva il, ria, il rinnovamento della Chiesa dall'interno, che chiedeva un ritorno eh, al Vangelo, alle parole proprio più semplici, più esplicite del Vangelo, chiedeva anche per esempio una eh, uguaglianza fra uomini e donne, cosa che allora non c'era per niente da come si era sviluppata la Chiesa alle origini sì, ma poi dopo si perde completamente, si casca in una forma di misoginia molto intensa, per cui mh, Francesco infatti pensava che Chiara avrebbe predicato la parola del Vangelo come lui, e invece lì la Chiesa si è opposta in maniera assoluta e, e siccome per loro era importante non opporsi alla Chiesa. Eh, perché era importante rinnovarla dall'interno e quindi c'erano delle regole che dovevano accettare. E una di queste era che le donne, soprattutto le monache, dovevano stare in clausura e non potessero portare in giro per il mondo la parola di Cristo. C'è qualche personalità religiosa ma anche laica che eh, oggi mh, anche in base alla sua esperienza eh, potrebbe essere paragonata o comunque considerata un esempio eh, per i giovani ma anche per tutti? Ma certamente, ma il primo che mi viene in mente è il Papa Nuovo, il Papa Francesco che ha scelto un nome che è, 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 è un'idea, c'è dietro un progetto, un progetto culturale, un progetto eh, sociale, insomma... Infatti mi sembra che stia mettendo in pratica che non sia soltanto così una, una, una flatus voci, ma qualche cosa eh, che sta cambiando all'interno della Chiesa, questo, sempre, questo ritorno, naturalmente tenendo conto dei tempi nuovi, però questo ritorno alla parola del Vangelo. E poi vedo tantissime personalità, non conosciute come il Papa ma tante personalità mi viene in mente Suor Rita che sta a Caserta e che raccoglie le prostitute incinta che eh, tiene nella sua appartamento insieme con altre suore tutti questi bambini africani figli di prostitute ragazzine che sono state vendute, comprate mh, mh, trattate come oggetti Ed è, ecco queste sono persone per me... Esempi meravigliosi eh, che la Chiesa dà, e ce ne sono tanti, però naturalmente non, non hanno quella rilevanza che hanno purtroppo altri modelli che noi vediamo in televisione, che sono invece modelli, mh, beh, no, sono, dove, dove, mh, modelli di consumo, ecco, in cui si dice che tutto si vende, tutto si compra, e che bisogna essere mh, in un certo senso farsi merce per potersi fare comprare o vendere, che è una cosa di una tristezza eh, veramente infinita. Ecco, Santa Chiara, eh, con questa sua indipendenza assoluta da tutto, eh, anche dai bisogni primari, e questo suo insistere sulla povertà come libertà, credo che ci dia mh, un insegnamento anche per oggi. Lei è una donna forte e coraggiosa anche perché è soprattutto stimata dall'esterno perché ha vissuto, perché completa come personalità, perché ha vissuto il periodo della guerra, del dopoguerra, del, del boom, eh, ha vissuto anche il pieno del periodo economico e anche ora il declino, la, la, la crisi, ecco quella che si, ha, si, si sta vivendo in questi anni. Eh, quali sono stati i suoi modelli di vita? Ah, I miei modelli di vita sono stati prima di tutto i miei genitori, perché eh, insomma sono stati coerenti con le proprie idee. Quando erano in Giappone nel 1943 che hanno chiesto di firmare per la Repubblica di Salò, loro non hanno firmato, pur sapendo che andavano a finire in campo di concentramento. Per me è stato un esempio straordinario eh, di coerenza con le proprie idee, di idealismo, cioè credere nelle proprie idee. Al punto di sacrificare eh, qualcosa di importante per seguire le proprie idee. Per me forse l'esempio più, più grande, più determinante della mia vita è stato proprio quello. C'è anche la personalità, la figura di Alberto Moravi, un grande letterato che tutti abbiamo avuto eh, la fortuna di conoscere tramite gli, tramite, eh, gli scritti. Lei invece ha, ha avuto la fortuna di conoscerlo anche de Visu. Sì, è vero, era una persona straordinaria. Un uomo di una vitalità incredibile, un uomo sempre voglioso di apprendere, di capire, di confrontarsi con le nuove idee, quindi tutto proiettato verso il futuro, molto giovane di testa, di pensiero, di carattere, anche un gran raccontatore, un gran raccontatore di storie. E manca, ci manca manca il suo pensiero anche critico sulla realtà quotidiana. È, ha avuto la possibilità di presentare questo libro ad un pubblico di adulti, ma anche ad un pubblico di studenti, sta facendo anche un giro nelle scuole. Quale messaggio cerca sempre di non dimenticare e che ritiene importante lanciare a tutti per la nostra crescita? Ma appunto di non diventare schiavi dell'idea del possesso. No? Oggi, Mm, eh, viviamo in un mondo di valori in cui tutto è basato sul possesso se uno possiede una bella macchina dei gioielli della casa eh, possiede qualcosa vale altrimenti non vale nulla e questo è un concetto eh, sbagliato anche perché il possesso è legato alla schiavitù si finisce schiavi come dice chiara Perfettamente ragione. Mm, le, questa smania del possesso ci rende schiavi più di quanto noi pensiamo. E quindi, ecco, uscire da questo feticismo della, del possesso, della proprietà, e cercare di capire che, mm, che il valore di una persona sta altrove, ecco, non nel possesso di qualcosa di tangibile. Ma. Per esempio, non lo so, dello sviluppo della personalità, nel carattere, nella generosità, nel, nel, nella cultura, eh, nelle idee, nella creatività. E queste sono le cose che contano, ecco, non possedere una bella macchina, possedere eh, tanti soldi o possedere mh, anche persone, perché questa è la cosa terribile, che oggi si pensa che anche possedere persone sia lecito. Ecco, questo fa capire il degrado a cui siamo arrivati. Ha già pensato al suo prossimo lavoro letterario? Sì, ci sto lavorando ma ancora non ne voglio parlare, <ride> è troppo presto. Allora le auguriamo di essere qui tra noi da capo in Puglia, ad Andrea, magari nella stessa libreria Mondadori eh, che ci ha ospitato in questa occasione. Grazie ancora a Dacia Maraini, buon lavoro.